Esercizio con due carrelli A e B attaccati con una molla compressa in mezzo che viaggiano a velocità 2 metri al secondo. I due carrelli hanno masse di 1 kg e 3 kg, la costante elastica della molla 1000 N al metro, l'accorciamento in modulo perché sarebbe negativo 10 cm, cioè 0,10 m. A un certo punto la molla si libera, spinge via i due carrelli che già stanno in movimento. La domanda è calcolare le velocità dei carrelli dopo l'urto, cioè dopo l'allungamento improvviso della molla, che si può vedere come un urto al contrario. In quanto dura pochissimo tempo e nel breve tempo che la molla si allunga, si sviluppano delle forze intense, molto più intense, dell'eventuale attrito che c'è, tra i carrelli e il piano. Quindi l'attrito si può trascurare sempre negli urti. E perciò rimane valido il principio di conservazione della quantità di moto del sistema intero. Inoltre facciamo l'ipotesi che l'energia meccanica si conservi e che non vada dissipata in calore. Dunque le incognite sono V', VB', fate pausa e non guardate lo svolgimento seguente, provate a risolvere questo problema da soli. E poi guardate lo svolgimento soltanto alla fine. Vediamo quindi lo svolgimento, le incognite sono due. Quindi si capisce che la sola equazione di conservazione della quantità di moto non può bastare. Serve una seconda equazione che sarà la conservazione dell'energia meccanica. Così da avere due equazioni in due incognite. Dal punto di vista dell'energia, all'inizio il sistema ha un po' di energia cinetica, perché i carrelli si muovono, e un po' di energia potenziale elastica immagazzinata nella molla compressa. Dopo l'urto, quando la molla ormai si è scaricata, l'energia che era immagazzinata in forma elastica dentro la molla sarà diventata energia cinetica, che va a sommarsi all'energia cinetica che era già presente all'inizio. Calcoliamo quindi sia la quantità di moto che le varie forme di energia prima dell'urto. La quantità di moto totale si calcola moltiplicando la massa dei carrelli insieme per la loro velocità, massa insieme perché è come se fosse un unico carrello di massa 4 kg, 4 kg per la velocità 2 metri al secondo, 8 km al secondo. Questa è la quantità di moto totale all'inizio, che poi si conserverà. Vediamo adesso l'energia cinetica all'inizio, 1/2 per la massa totale da 4 kg per la velocità al quadrato, 8 joule. E l'energia elastica immagazzinata nella molla all'inizio, 1/2 la costante elastica 1000 N al metro per l'accorciamento al quadrato, da portare in metri, 0,10 metri al quadrato. Risultato 5 joule. In totale quindi abbiamo 8 più 5, 13 joule di energia meccanica, 8 joule di energia cinetica e 5 joule di energia elastica. Anche questi 13 joule si devono conservare perché abbiamo detto che questa era una delle ipotesi del problema. E quindi l'energia meccanica all'inizio e alla fine deve rimanere 13 joule. All'inizio è 13 joule, alla fine l'energia meccanica è tutta energia cinetica. Infatti la molla è scarica e i due carrelli si muovono entrambi, uno con velocità V', l'altro con velocità VB', e quindi sommiamo le energie cinetiche dei due carrelli, 1/2 per la massa del primo, velocità al quadrato del primo, più 1/2 la massa del secondo, 3 kg, velocità al quadrato del secondo. Le due incognite sono colorate in rosso e sono le velocità finali dei carrelli. La quantità di moto pure si conserva, era all'inizio 8 kg metri al secondo e dopo l'urto la quantità di moto totale del sistema è la somma delle due quantità di moto singole con i carrelli separati. Quindi massa del primo carrello per la sua velocità finale incognita, più massa del secondo carrello per la sua velocità finale incognita. Vediamo quindi il sistema di due equazioni in due incognite. Sistema di secondo grado perché le incognite in questa equazione dell'energia meccanica compaiono al secondo grado. Quindi già ci aspettiamo due soluzioni finali di questo sistema. Cominciamo dalla prima equazione, semplifichiamo subito i chilogrammi. E ricaviamo una delle due incognite, e conviene ricavare VA' in funzione di VB' con la formula inversa, e poi sostituire questa espressione 8 metri al secondo meno 3 VB' al posto di VA' nella seconda equazione. Quindi sostituire questa espressione qua. In questo modo, infatti, il sistema si può risolvere per sostituzione, in quanto la seconda equazione, dopo la sostituzione, presenterà una sola incognita, cioè VB'.
Vediamo i passaggi algebrici. Innanzitutto, per togliere questo 2 al denominatore, ho raddoppiato tutta la seconda equazione, quindi qua diventa 26 joule, vanno via questi fattori un mezzo, ho ricopiato 1 kg, al posto di VA' ho messo 8 metri al secondo meno 3 VB' elevato al quadrato, più, e questo l'ho ricopiato. La prima equazione la ricopio e la ricopierò fino alla fine. Proseguiamo i calcoli con la seconda equazione. Svolgiamo questo quadrato, quadrato del primo termine, quadrato del secondo termine e il doppio prodotto di questo binomio. Quindi ricopiamo 3 kg, eccetera, eccetera. Proseguiamo con i calcoli, ho diviso tutto per chilogrammo, così da togliere questa unità di misura, 26 joule su chilo. E poi ho ricopiato questi termini, 64, 48 e 9, ma il 9 l'ho messo con il 3. Infatti 9 VB' alla seconda più 3 VB' alla seconda, ricordiamo il chilogrammo non c'è più, 9 più 3, 12 VB' alla seconda. 26 joule su chilo corrisponde a 26 metri quadrati diviso secondi quadrati. Basta infatti sostituire a joule newton per metro. E al posto di newton inserire chilogrammi per metro fratto secondi quadrati. Alla fine rimane metri quadrati diviso secondi quadrati. Quindi questo 26 metri quadrati diviso secondi quadrati lo porto a destra, in modo che a sinistra rimanga 0. A questo punto ordino l'equazione, cioè la metto in forma canonica, la ordino secondo le potenze crescenti dell'incognita che è VB'. Quindi metto prima il termine 12 VB' alla seconda, poi ricopio a destra sempre il termine meno 48 metri al secondo VB' e poi faccio la sottrazione tra questi 64 meno 26 che era andato a destra. 64 meno 26 fa 38 metri al quadrato secondi al quadrato. Adesso posso dividere tutto per 2 questa seconda equazione, quindi i fattori numerici diventano, i coefficienti diventano 6 meno 24 più 19. 6 meno 24 più 19 con le relative unità di misura e questa equazione di secondo grado è ordinata secondo in forma canonica, quindi l'incognita al quadrato, l'incognita al primo grado e il termine noto. Quindi è nella forma giusta per applicare la formula risolutiva. Qui applico la formula ridotta perché 24 è un numero pari. Quindi qua metto meno la sua metà, più o meno il quadrato di questo, meno A per C, cioè devo moltiplicare 6 per 19 metri quadrati su secondi quadrati. 6 per 19 fa 114. Quindi 144 meno 114 fa 30 metri al secondo, lo porto fuori dalla radice. Facendo i calcoli, una volta con il segno superiore, una volta con il segno inferiore, otteniamo per la velocità del carrello B dopo l'urto, VB', velocità del carrello B dopo l'urto, otteniamo una volta 2,91 circa metri al secondo e l'altra soluzione è 1,09 metri al secondo. Come dicevo all'inizio, abbiamo due soluzioni. Adesso andiamo a vedere quali sono queste due soluzioni. Cominciando con la prima, 2,91 metri al secondo, ho colorato la prima soluzione di rosso. Quindi il carrello B si muove dopo l'urto con circa 2,91 metri al secondo, vado a sostituire nella formula che avevo portato avanti fino adesso, quindi VA' era 8 metri al secondo meno 3 volte VB'. Quindi meno 3 volte 2,91 metri al secondo. E perciò il carrello A dopo l'urto si muove con una velocità verso sinistra di circa meno 0,74 metri al secondo. Dunque questa è la prima soluzione che si ottiene quando il carrello dopo l'urto va a questa velocità qui. L'altra soluzione è quando il carrello B, sempre il carrello B, dopo l'urto va a 1,09 circa metri al secondo. Allora vado a vedere la velocità dopo l'urto del carrello A, sempre con la formula che mi sono portato dietro fino alla fine, cioè 8 metri al secondo meno 3 volte per VB'. E il risultato è circa 4,74 metri al secondo, carrello A che si muove dopo l'urto verso destra. Ora, è chiaro che non possono essere tutte e due accettabili,
questa soluzione, cioè i due carrelli che si muovono con queste due velocità, carrello A a sinistra, carrello B a destra, e contemporaneamente non può essere accettabile pure quest'altra con i due carrelli che vanno a destra. Perché non possono essere entrambi accettabili queste due soluzioni, rossa e verde? Perché significherebbe che i due carrelli inizialmente compressi, con la molla compressa che viaggiano a destra, una volta che la molla si scarica, possono venire fuori due cose diverse, mentre invece ci aspettiamo che possa uscire soltanto una soluzione finale, soltanto una evoluzione precisa del sistema. Il sistema non può evolvere a partire da una stessa situazione iniziale in due modi diversi. E infatti, adesso vedremo che la soluzione 2, la soluzione verde, è fisicamente impossibile. E lo è perché il carrello A supera B. Infatti vediamo che il carrello A e il carrello B dopo l'urto vanno entrambi a destra, ma il carrello A va più veloce, 4,74 metri al secondo contro 1,09. Quindi vuol dire che il carrello A, che si trovava inizialmente a sinistra di B, lo ha trapassato come se B fosse trasparente e lo ha superato. Questo naturalmente è impossibile, perché A non può trapassare un oggetto solido come il carrello B. Quindi questa è una soluzione matematica che funziona dal punto di vista appunto matematico, ma fisicamente è una soluzione da scartare. L'altra soluzione invece è accettabile anche fisicamente, perché rappresenta il carrello A che retrocede con questa velocità e il carrello B che invece riceve una spinta in avanti. Giustamente il carrello B va più veloce rispetto a prima dell'urto, perché prima andava a 2 metri al secondo. Il carrello A ci può stare che va a sinistra perché ha ricevuto dalla molla una spinta verso sinistra. Adesso andiamo a verificare con un file Excel che queste due soluzioni dal punto di vista matematico sono entrambe valide, anche se abbiamo detto fisicamente questa non è accettabile. Questo è il file Excel in cui vediamo i due carrelli di massa 1 kg e 3 kg, si muovono con velocità iniziale 2 metri al secondo a destra, costante elastica della molla e accorciamento. Qui c'è la massa totale dei carrelli e la quantità di moto iniziale, che è stata calcolata in modo automatico moltiplicando la massa totale dei carrelli per la loro velocità iniziale. Poi qui ho calcolato l'energia elastica iniziale della molla compressa con la formula che conosciamo, quindi 1,5 per la costante elastica della molla, casella blu, per l'accorciamento o casella verde al quadrato, l'accorciamento 0,10 metri. Ho calcolato quindi l'energia cinetica iniziale con la solita formula 1 mezzo, cioè 0,5, massa dei carrelli per la loro velocità iniziale al quadrato. Ritroviamo quindi i 5 joule di energia elastica e gli 8 joule di energia cinetica iniziali, per un totale di 13 joule di energia meccanica all'inizio. Poi qua nella colonna di sinistra ho riportato la soluzione accettabile, la soluzione quella rossa, cioè questa qua. Qua in quest'altra colonna, adesso ho cambiato i colori, ho riportato la soluzione verde, quella che non è accettabile, perché il carrello A, come si vede, supera il carrello B. Cominciamo con la soluzione rossa, quella accettabile, e ho calcolato le quantità di moto finali dei due carrelli separatamente. Infatti, come si vede, ho moltiplicato la massa del carrello A per la sua velocità finale e lo stesso ho fatto per il carrello B, la massa del carrello B per la sua velocità finale, ottenendo queste due quantità di moto che sommate danno 8 kg per metro al secondo in perfetto accordo con il valore della quantità di moto iniziale. Quindi questo conferma, è una specie di controllo che ci conferma che queste due velocità matematicamente funzionano, perché garantiscono una quantità di moto finale uguale alla quantità di moto iniziale. Ma non solo garantiscono la conservazione della quantità di moto, ma anche la conservazione dell'energia meccanica. Infatti adesso vedremo che l'energia meccanica finale è 13 joule come era quella iniziale. Infatti ho calcolato l'energia cinetica del carrello A dopo l'urto, quindi 1,5 per la massa del carrello A per la velocità di A al quadrato. La stessa cosa ho fatto per il carrello B, ho moltiplicato quindi 1,5 per la massa di B per la sua velocità finale al quadrato, ottenendo questi due valori di energia cinetica finale dei due carrelli che sommati appunto danno 13 joule.
Gli stessi identici calcoli si possono fare anche per l'altra soluzione che non era accettabile e vediamo che matematicamente anche l'altra soluzione garantisce la conservazione della quantità di moto, che è sempre 8 kg per metro al secondo, e garantisce anche la conservazione dell'energia meccanica, infatti 13 joule prima e 13 joule dopo. Questi calcoli confermano che i nostri calcoli algebrici, cioè tutti questi calcoli qui, erano corretti. E che entrambe queste soluzioni, rossa questa qui e verde quest'altra, soddisfano le condizioni richieste, cioè la conservazione della quantità di moto e la conservazione dell'energia meccanica. Quindi la soluzione non accettabile, è impossibile non perché non rispetta i principi di conservazione, perché invece li rispetta benissimo, rispetta sia la conservazione della quantità di moto che la conservazione dell'energia meccanica. Ma non è accettabile per un altro motivo, perché rappresenta una situazione fisica che non si può verificare, cioè il carrello A che dalla sinistra del carrello B lo trapassa, come se fosse, un oggetto trasparente, diciamo immateriale, lo trapassa e lo supera, allontanandosi sulla destra. Questo è chiaramente impossibile. E perciò l'unica soluzione fisicamente possibile è la prima, quella di colore rosso.